Segmento 4. Acquisizione simultaneità. Sono passati 99 giorni dalla grande catastrofe. La parola al messaggero. Il 21 dicembre 2012, Desmond ha attivato la gigantesca aurora boreale che ha protetto la Terra dalla mortale espulsione di massa coronale del Sole. Il 21 dicembre 2012, l'umanità ha continuato come se nulla fosse successo. È andata in ufficio, è andata a scuola, è andata al pozzo a prendere l'acqua. La notte del 21 dicembre 2012, con il sole ormai calato, l'umanità è andata a dormire. Poi, il 22 dicembre 2012, l'umanità ha ricevuto in dono un'altra giornata. Non ha mai saputo che solo poche ore prima il mondo era quasi finito. Pensavamo che sarebbe bastato. E almeno all'inizio fu proprio così. Il tempo è intransigente, si corregge sempre da sé. Il linguaggio del tempo si comporta in molti modi, due dei quali puoi capire anche tu, per come sei ora. La continuità lineare è una simulazione che concede variazioni. Nella continuità lineare ci sono snodi, strozzature, momenti in cui gli algoritmi spingono il flusso a incanalare ogni possibile e diverso momento verso un'unica realtà assoluta. Strade mutevoli, ininterrotte, snodi fissi, immutabili. La funzione d'onda fa collassare le strade in snodi che si ramificano, ancora e ancora. E ancora. Allora mi domando, senti l'onda collassare mentre prova a correggere l'atto di ribellione di Desmond? Il prossimo snodo esige la fine del mondo. Gli algoritmi hanno incanalato il flusso delle possibilità verso questo esito per oltre 100 anni. Ammassalo. Az. Admol. Un dedalo di fossati, riempiti di fango e gas letale. Famiglie nascoste nella paura mentre i V2 sbriciolano le loro case. Il fuoco nato nelle viscere del laboratorio di Los Amalos infiamma ogni catastrofe al mondo. L'incidente del 1983 del Serpukhov 15. L'orologio dell'Apocalisse, nascosto in un ufficio dell'Università di Chicago. Ogni anno la lancetta si sposta. Lo snodo è qui. Forse lo sapevi, forse lo sentivi. Il mondo ti sta dando la caccia.